Bene, bene, abbiamo due elastici, uno e due elastici. Guarda, te li faccio vedere in questo modo, intrecciati in questo modo, con un elastico tra pollice e indice e l'altro elastico invece tra pollice e indice. Come facciamo a distinguerli? Li chiameremo elastico numero 1 ed elastico numero 2. Basta semplicemente un attimo per vedere gli elastici liberi e poi di nuovo vederli intrecciati in questo modo, così uno nell'altro, da sopra a sotto. Bene, 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 perché basta solo un attimo che si liberano e li abbiamo così intrecciati. Ma occhio all'elastico numero 1. Qual è il numero 1? È questo. Questo che vedi qua strofinato contro il numero 2. E perché lo sto strofinando? Perché sto per far fondere l'elastico numero 1 contro il numero 2. Gli elastici entrano ed escono perché sono elastici fondenti. E in questo modo noi vediamo l'elastico fondere contro l'altro elastico e creare un unico grande elastico. Filano e fondono gli elastici fondenti. Invece di due elastichetti, ora abbiamo un unico, grande, magico elastico. Ding! Bene, siamo alla spiegazione degli elastici che si fondono in un unico elastico. Si parte con un solo elastico messo tra pollice e indice della mano destra. Con la mano sinistra si va a prendere l'elastico in questo modo e si crea questa torsione. Quindi vediamo, pollice e indice della mano sinistra, scusa, partiamo con la mano destra, andiamo a mettere il pollice qua dove è l'indice e l'indice qua dove è il pollice. E poi giriamo facendo in modo tale che il pollice vada verso il pollice e l'indice verso l'indice. Abbiamo creato questa torsione qua. Se vado a mettere gli elastici in questo modo, sembrerà che gli elastici sono uno all'interno dell'altro, incastrati in questo modo. Soprattutto creando un movimento così in verticale e in orizzontale daremo l'illusione di due elastici incastrati uno nell'altro. Ok, vediamo di nuovo la partenza, pollice e indice, il pollice dove è l'indice, l'indice dove è il pollice, ruotiamo e intrecciamo. Lo spettatore ci vedrà in questo modo, questo è il punto di partenza. Facciamo vedere due elastici, basta un attimo che liberiamo gli elastici, così. Ora, in realtà, questa è la situazione. Noi, per un attimo, chiudiamo pollice e indice, così, e andiamo sotto questa copertura a portarci in questa situazione. Ora, facendo così sembrano due elastici, in realtà qui sono uniti gli elastici, ma il punto di giuntura è proprio qua dove si toccano i due pollici, quindi sembreranno due elastici divisi. Ci avviciniamo indice su indice e separiamo sotto, a questo punto il punto di giuntura sarà proprio qua dove è l'indice, quindi vediamo i due elastici e separiamo gli elastici, separiamo gli elastici. In realtà non abbiamo fatto nient'altro che fare questo lavoro qua, però fatto in maniera tale che non si veda, quindi facciamo combaciare e poi via, facciamo combaciare e poi via. Basta un attimo e qui sotto copertura andremo di nuovo a fare questo movimento che gli elastici sono di nuovo intrecciati uno con l'altro. A questo punto provo a fondere un elastico con l'altro. Cosa faccio? Da questa posizione vado a questa posizione e chiudo le dita contemporaneamente di entrambe le mani. A questo punto faccio vedere ancora che ci sono due elastici, dico che li sto per far fondere insieme e sotto copertura lascio sfare giù l'elastico. Quindi rivediamo da capo, pollice indice così, gesto e libero, 1 e 2, poi vado sopra, ripasso e faccio vedere che di nuovo si sono intrecciati. A questo punto chiudo un po' le dita e faccio sì che questo elastico si veda sempre chiaramente che è diverso da questo e dico farò fondere i due elastici e sotto copertura lascio andare, l'elastico è sparito, dove è andata a finire? Nelle mie mani magicamente. Concittadino, ricordati, vota il video, vota il video, vota il video, vota il video.